Orvieto ha dedicato un'intera settimana alla sua cronoscalata, che per il secondo anno consecutivo ha ripagato gli sforzi degli organizzatori con la finale nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna. La 49esima cronoscalata alla Castellana ha come sempre coinvolto completamente la città, la sua amministrazione e tutte le realtà che diventano parte integrante di un evento altamente partecipato che sa portare la città nello spirito della competizione e di protagonisti della corsa a vivere aspetti e caratteristiche di uno dei centri più affascinanti dell'Umbria, con il suo maestoso ed ultra famoso Duomo. Il weekend è entrato nella sua fase clou con la presentazione dei piloti finalisti in piazza. Nella giornata di ricognizioni, oltre ai protagonisti della vigilia sul percorso, anche l'esclusiva dei partecipanti a Ruote nella Storia. L'appuntamento con la cultura per la storia dell'auto, organizzato per i 100 anni dall'Automobile Club Terni, all'ombra del maestoso Duomo. Sono stati 221 i concorrenti che si sono allineati al via della gara. Dall'estremo nord il TVM di Prodè, dove ha dominato l'altoatesino Kevin Lechner sulla BMW M3, che si è imposto in entrambe le salite davanti alla ziale Gabriele Bissichini, ottimo protagonista del centro sulla Renault Clio ripristinata dopo un contatto in prova. Tra le auto della produzione di serie Prodè non si è smentito il toscano Marco Ulivi ed ha portato la Renault Clio davanti a tutti, seguito dall'abruzzese Vincenzo Ottaviani che ha ritrovato la Citroën Saxo VTS. Luca Tosini si è imposto in gruppo A. Il poliedrico pilota bresciano sulla Renault Clio ha portato caparbiamente e con bravura il successo finale in zona nord, precedendo l'altro nordista, Dennis Adami, acrobatico su BMW M3, mentre terzo è Marco Di Ferdinando su Peugeot 306. Si è deciso tutto al nord il gruppo N con il successo di TVM ed in gara della campionessa italiana Gabriella Pedroni, che sulla Mitsubishi Lancer ha coronato una scintillante stagione. Sono molto contenta di essere qua con te e con tutti gli altri piloti, per me è sempre un divertimento, una grande passione e mi dispiace molto per Lorenzo che purtroppo si è ritirato e poteva essere una bella gara e per me però è un finale di stagione super sorprendente. Successo umbro con Alex Picchi su Peugeot 308 GT in Racing Start RSTB. Il giovane figlio d'arte ha suggellato con l'ottima prestazione una stagione in crescendo, ma con il secondo posto il pugliese campione italiano Ronzo Montanaro su Mini si è aggiudicato il TVM, riconoscendo qualche sbavatura ed il pieno merito dell'avversario. Terza piazza e seconda in TVM per l'altro fasanese Angelo Loconte, anche lui sulla 308 del Leone. Affermazione orvietana tra le auto aspirate di RS con Riccardo Trippini, che si è espresso perfettamente con la Honda Civic Type R e si è meritato il Memorial a Tilio Broccolini. Avvincente il duello in Racing Start Plus, dove Vito Tagliente su Peugeot 308 ha vinto grazie alla rimonta in gara 2 sull'arrembante Ivano Cenedese, che sulla Renault Clio RS aspirata si è imposto in gara 1. Ottimo il contrattacco del pilota tarantino Big del CVM, che afferra anche il TVM, sebbene in difficoltà per gomme fin troppo usate, mentre Cenedese non ha mai mollato, alla fine solo un secondo e 31 centesimi tra i due. Sul podio il calabrese Roberto Megale, che si è assicurato la classe 1006 sulla Peugeot 106. Ancora una presenza da mattatore per Danny Zardo nell'elettrizzante Racing Start Plus Cup, dove ha vinto entrambe le gare, della sua estemporanea sulla sua Hyundai i30 con cui ha contenuto tutti. Anche il detentore del trofeo italiano di gruppo Angelo Marino, il campano della Speed Motor sulla Seat Leon Cupra, si è assicurato il primato in TVM. Sul podio anche Virgilio Gosio, il giovane bresciano che alla sua prima volta ad Orvieto è stato tra i grandi protagonisti sull'Audi LMS TCR, con cui si era assicurato la finale dalla zona nord. In Alto Adige il successo TVM per il gruppo E1, dove ha vinto Harald Freitag sulla tempata ma sempre estrema ed efficace Opel Kadett CGT. L'altoatesino di Bressanone si è imposto in entrambe le salite. Una decisa rimonta dopo una prima manche in affanno, quella del calabrese Ennio Donato, che sulla sempre ammirata Ford Escort Cosworth ha recuperato 5 posizioni col secondo tempo di gruppo ed ha chiuso sul podio alle spalle dello scatenato Etneo Pietro Ragusa, altro pilota della zona sud sulla Renault 5 GT Turbo. A ridosso del podio, ottimo primo posto di classe 1006 per l'altro catanese Rosario Alessi, molto incisivo sulla Peugeot 106.
Anche le supercar del gruppo GT hanno regalato travolgenti emozioni, oltre all'inconfondibile sound. 1-1 tra il padomano vincitore Roberto Ragazzi sulla Ferrari 488 e Matteo Moratelli sulla Lamborghini Gallardo. Il trentino ha vinto gara 1 per 27 centesimi di secondo, ma in gara 2 il veneto di Super Challenge ha ribaltato la classifica vincendo con 2 secondi e 62 di margine ed ha portato al nord la finale TVM. Terza piazza per Roberto Tarquini su Porsche 911 GT3. Abbiamo vinto il gruppo e vincendo qui abbiamo vinto anche il TVM Assoluto GT, quindi sono contento, sono venuto qua con questo obiettivo e la gara è molto bella, meriterebbe anche l'italiano un percorso così. Penso di aver fatto anche il record, quindi no, il record ce l'ha Pezzolla a dire la verità, che è più bravo di me. Però sono estremamente contento perché sono riuscito a vincere davanti anche le GT3 Lamborghini e molto bene. Colpo di scena in gruppo E2SH quando il veneto Michele Ghirardo su Lotus Exige si è girato tradito dalla scelta di gomme, ma il driver di Vittorio Veneto è riuscito a portare al nord la finale TVM. Il gruppo lo ha vinto l'altoatesino Gianluca Ticci che sulla Fiat X19 ha avuto una competizione tribolata ma alla fine vincente. Simone Fagioli su Norma M20 FC Zytec ha vinto la 49esima cronoscalata alla Castellana Orvieto. Il fiorentino della Best Lap, 16 volte tricolore e 13 volte campione europeo, ha ottenuto tempi fotocopia nelle due salite di gara, sfiorando addirittura il record per agguantare il secondo successo sui tecnici 6190 metri tra San Giorgio e Colonnetta di Prodo. Sul podio, con grande determinazione, è salito l'abruzzese di Drepanum Corse Stefano Di Fulvio, estremamente aggressivo sulla Osella PA30. Terzo, con una grande prova di inossidabile bravura e passione, il ragusano Franco Caruso al volante della Nova Proto NP012, particolarmente preciso e pungente. Volevo ribadirlo ora, la macchina ce l'ho bene in mano, volevo cercare di abbassare, mi sono accorto nel primo tratto gomme fredde non mi avevano aiutato, quindi cercavo di recuperare un po' nel finale e qualche sbandatina ci sta, dai. Ero curioso anche di vedere la differenza che c'era con la turbo 4x4 che ho usato l'anno scorso rispetto alla mia Zytec, e diciamo che ancora siamo più veloci, però l'anno scorso secondo me per essere la prima gara fu un gran debutto. Ma devo dire che abbiamo trovato un'organizzazione perfetta come l'anno scorso, un bellissimo percorso con delle medie orarie veramente basse, infatti la chicane secondo me era uno dei pochi tracciati dove si poteva anche fare a meno, però va bene così, speriamo che poi per l'anno prossimo si riesca a gestire meglio queste regole, ma faccio complimenti all'organizzazione, al pubblico, a voi, a questa bellissima diretta, perché per noi è veramente importante. L'obiettivo è stargli il più vicino possibile, però è anche vero che quando c'è lui la vittoria è il secondo posto, quindi noi oggi abbiamo lottato per vincere il gruppo degli altri, per qualche centesimo ce l'ho fatta e faccio innanzitutto i miei complimenti a Franco Caruso perché veramente ha fatto una grande gara e sapevo del suo attacco, io ce l'ho messa tutta e ho alzato pochissimo e insomma di tempi sono riuscito a stare davanti. Ringrazio tutto il mio team perché in gara 1 ho toccato la chicane e ho rovinato un po' la carrozzeria, me l'hanno messa a posto molto velocemente, la macchina è stata performante come gara 1, quindi un grazie va sicuramente al mio team. Grazie, io devo ringraziare tutti, in prima persona Simone Fagioli per il mezzo che mi mette a disposizione. Poi certo è stata veramente dura perché piloti veramente bravi, forti, De Gasperi, Di Fulvio, Fazzino, Cassiba, veramente scuola, e c'è proprio tanta gente fortissima e per me fare una bella gara come questa è veramente un grande onore. Ma sì, grazie a Dio ancora c'ho proprio una grinta impressionante, quindi do l'anima in tutte le gare, quindi questo mi fa sentire bene. Comunque continuerò anche l'anno prossimo per cercare di divertirmi sempre di più. A consegnare i premi sul podio di Colonnetta di Prodo anche Roberta Tardani, immancabile prima cittadina della città, completamente partecipa e coinvolta nella gara, icona del territorio unitamente a Luciano Carboni, presidente dell'associazione a capo dell'organizzazione, il fiduciario AC Sport Umbria Federico Giulivi ed il presidente AC Terni Giorgio Natali.
Sotto al podio il trentino Diego De Gasperi, che sull'Ausella F30 Zytec, sebbene molto determinato, l'alfiere Bimotorsport ha pagato caro un errore di guida in gara 2. Ha completato la top 10 il 23enne siracusano Luigi Fazzino, oramai a suo agio tra i big, primo delle classi diverse dalla regina sull'Ausella Fiat 2000 Turbo, di posto che ha offerto tanto su un tracciato non perfettamente congeniale al propulsore sovralimentato. Sesta piazza per il rientrante calabrese Domenico Scola, tornato ad Orvieto sull'Ausella PA 210 anni fa, dopo la sua prima vittoria. Il pilota della scuderia Ateneo ha recriminato l'assenza dalle salite di alcuni mesi, che ha certamente pesato nel duello di classe con Fazzino. Settimo, il campione italiano Sports Car Motorimoto Giancarlo Maroni Junior su Ausella PA 21 JRB, che si è distinto anche in finale, prendendosi la soddisfazione del TVM di categoria. Il calabrese Dario Gentili ha chiuso ottavo, protagonista di spicco della gara sull'Ausella PA 2000, con cui è giunto terzo di classe. Top 10 completata dai migliori piloti umbri in gara. Nono Damiano Manni, che sulla Migale M09 Fiat si è assicurato la classe 2SS 2000, davanti al vincitore del gruppo CN Daniele Filippetti, su Ligier JS51 Honda.